tremendo rituale, basta parole. Thank you.
leva sotto il tronco. Racconto veneziano che tratta di passione, infatti c'è anche questa parola nel titolo, perché la raccolta da cui è tratto si intitola appunto Passione, Namiętność nostri in polacco, comprende 6 racconti e appunto noi abbiamo tradotto Racconto veneziano perché è stato quasi un caso. In realtà volevamo portare cose scritta in lingua straniera ma dedicata all'Italia. Come dicevo prima, questo è stato scritto a Venezia, è stato tratta di Venezia, è tutto ambientato lì. Infatti io praticamente la mia parte di traduzione l'ho fatta durante il primo lockdown, che ormai ci sembra un amico di famiglia, noi siamo già abituati, no? Quel marzo scorso. E stando chiuso in casa, in realtà potevo veramente spaziare e camminare per le calli di Venezia. E quindi abbiamo deciso di tradurre questo in particolare, ma ci ha preso la mano e quindi ne arriveranno degli altri. Comunque questo è uno spot che trovate sul nostro canale, lo trovate su YouTube eccetera. Ne voglio fare degli altri, preparati Anna Silvia, perché ti coinvolgerò. E prima leggiti il museo, ecco, questa è una news inedita. Voglio fare dei mini spot di ogni, insomma, nei limiti del possibile, però di ogni racconto che tradurrò. Il museo delle aree del purgatorio, ti dico solo che ho già il tavolo di quercia, poi dopo quando lo leggerai capirai. Sì signore. Come sempre avremo tanti libri e tante pezze al culo. Sì. E comunque questa terza e ultima data di Over TV Tour, come dicevo prima, questo tour di concerti segreti praticamente che ho pensato di fare per riunirci un pochettino, perché insomma che si tengano aperte le chiese ma chiuse i teatri o il cinema mi pare abbastanza strano, ormai non lo dico neanche più io perché anche in TV è venuto fuori il tema. E quindi eccoci tutti qui, e queste 3 date comunque porteranno a 3 alberi in primavera. Non ci siamo dimenticati della missione principale di Vodospad, che è un albero piantato toglie lo spazio a un cretino. E adesso andiamo al terzo brano della serata, che è sempre nostro, è sempre un inedito, si intitola Checcai, ha 2 titoli in realtà, uno è appunto Checcai, ma l'altro è La serratura. La serratura perché, stasera ve lo spiego, non l'ho mai detto le altre volte, allora, la serratura, io intendo che la chiave della serratura delle parole è il silenzio, quindi con i silenzi noi esprimiamo tante cose, al contrario di come faccio io in queste serate che parlo tantissimo, lo so, però ho poco tempo per dirvi queste cose, magari su altri canali non le capite e io vorrei, se faccio una cosa, che comprendeste, che faceste anche vostri questi brani, no? Ci sono diverse metafore, però in particolare qui si parlerà degli isola di Naxos in Grecia, di una porta, Portara, che esiste là, potete trovarla su internet, e quindi di questo passaggio da una vita all'altra, cioè da una vita di tante parole a una vita di silenzio, cioè più vera, dove c'è più il fare che il parlare, insomma io politico non potrò mai fare. E Checcai invece è questo termine giapponese che si rifà, l'ho ripreso dall'arte marziale dell'Aikido, di cui ero praticante pre-Covid. Adesso c'è il DC, non è dopo Cristo, è dopo Covid ormai, quindi nel dopo Covid non lo so. E Checcai è praticamente lo spazio, una sorta di cono di luce che hai intorno a te, ed è lo spazio dove ogni cosa che accade tu la devi controllare alla perfezione. Quindi adesso andiamo a fare appunto il brano Checcai o La serratura, se qualcuno deve fare battute sul titolo Checcai lo chiami La serratura. Quindi
Allora, il volume. Qui io ho più che altro il sax, quindi se vuoi puoi anche fare un po' la chitarra. Un po' più basso. Visto anche le tempistiche che abbiamo, partiamo. E... Stefan Gravinsky ancora, nella platea VIP, lui. Ok, e... Stiamo sforando, ma
chi se ne frega, facciamo l'ultimo pezzo. Ero rimasto interdetto. La creatura dice. Immaginavo. Siamo dei professionisti. L'avevamo sentita la volta. Siamo facciamo... Non la ricordavo il finale. Allora, questo pezzo. Questo pezzo si lega molto al tema della. Si lega molto al tema della piantagione degli alberi. Infatti il xilema è un sistema di passaggi della linfa nel tronco, nella corteccia degli alberi, dal basso verso l'alto, per osmosi, e praticamente è quello che fa vivere una pianta. È praticamente una parola che forse è la parola che ricorre di più in Vodosman, perché è quella che si trova anche in un racconto, che si trova anche in una sceneggiatura per Dabbi. Prima infatti c'era un'immagine, ma quella è perché era un numero del fumetto della Bonelli di Dabbi che citava Grabinski. Invece vogliamo mandare proprio una sceneggiatura anche ad Ampier sul tema di xilema. Quindi chiudiamo con questo brano, che è quello poi più nuovo, di cui esistono infinite varianti, e una l'avrei mandata con batteria anche al Radio Casotto e non ho più avuto risposta, quindi o sono tutti morti di Covid oppure... Matteo del Casotto non fa altro che mandarmi continuamente programmi radio su WhatsApp. Ecco. Insisti. Io infatti penso che. No, penso che in realtà l'abbia già messa su, ma sono io che non ho seguito Radio Casotto, non ho avuto neanche il tempo. Comunque ci sentiremo. Bene, finiamo con xilema quindi. Assoluto, ove ogni mancanza verso l'altro distanziati a fondo, perché l'amore protegge chi amo da me stesso. Tre, riunione di passi in giro, niente dura più del momento. Quattro, equilibrio perfetto tra il cosmo, odio e amore, traccia del cerchio. 5. Dal peso della testa a quello del piede, tra sensazioni spurie e pure, per camminare sull'interno. La paura è la prima direzione. Verso il silenzio più profondo, dove le pelli si toccano, ad un ritmo che viene raggiunto, con quello che ci attrae, dallo spavento all'intelletto. Thank you.
filtri per definire l'esistenza. Dobbiamo sempre arrivare al centro della distanza tra la sensazione del momento e l'analisi di quel tempo, l'unico attimo per una vera azione adente. Vorrei che sto ancora riprendendo. Allora lo rifaccio con l'altro profilo.